Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi esponenti del Governo. Non posso non iniziare anche io ringraziando ovviamente gli operatori sanitari, tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, farmacisti, biologi, quanti in queste ore, in questi giorni stanno contribuendo alla gestione di un momento difficile per la nostra nazione. Ma lo faccio in maniera integrativa rispetto ai colleghi, ringraziando soprattutto chi oggi non è stato ringraziato, ovvero i sindaci. I sindaci, gli amministratori locali, quelle persone che molto spesso sono rimaste sole nella gestione di un momento difficile per la nostra nazione, perché la filiera del comando molto spesso si è interrotta, perché gli ordini che arrivavano, le disposizioni che arrivavano erano contrastanti, perché non vi era univocità di intenti da parte di chi doveva dare una direzione giusta ed esatta. E questo lo dico sempre nella chiave collaborativa che la parte politica di Fratelli d'Italia evidentemente in questi giorni sta ponendo in campo sin dal primo giorno, sin da quando questo evento si è palesato purtroppo nella nostra nazione. Noi siamo al fianco di chi oggi governa la nazione in tema di sanità, noi siamo al fianco di chi vuol risolvere minimizzando i problemi per il popolo italiano perché siamo una forza patriottica e perché non potremo fare diversamente. Però, Presidente, colleghi, alcune notazioni vanno fatte, perché se è vero che noi dobbiamo essere a disposizione della maggioranza, non del governo, ma la maggioranza degli italiani, del nostro popolo, è anche vero che in ossequio alla verità alcune cose vadano dette. In primis, mi permetto, Presidente, e questo lo dico all'ufficio di Presidenza, lo dico adesso in aula, spero che venga posto rimedio ad un problema che non è di carattere semantico o accessorio, ma è sostanziale. Presidente, nell'articolo 1 del provvedimento si parla di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19. Covid è l'acronimo Coronavirus Disease 19, descrive la malattia, quindi il Covid è la malattia. Il virus invece è la SARS-CoV-2, che è una cosa diversa. Nell'articolato noi leggiamo che, allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 nei comuni o nelle aree, eccetera, eccetera, bisogna fare del menzionato virus. È un errore, perché il virus è una cosa, la malattia è un'altra cosa. E quindi io ritengo, e cito in un atto formale, in un decreto che stiamo per convertire, non vi possono essere questi errori. Allora ritengo e suggerisco al relatore di maggioranza che si ponga rimedio, magari tramite un emendamento, a quella che è una rappresentazione di come molte volte, anche nel produrre leggi, si fanno degli errori che poi sono errori sostanziali, che non depongono a nostro favore, ma soprattutto non depongono a un'idea d'Italia che chi ci guarda dall'estero si può fare di noi. E quindi per questo, Presidente, io formalizzo questo suggerimento ovviamente al Comitato dei Nove, del quale peraltro faccio parte, ma immagino al relatore che oggi può produrre questo emendamento, di modo che si ponga, diciamo, rimedio a un errore fatto. Altro errore sostanziale, noi ripeto, collaboriamo, siamo collaborativi, ma l'interruzione dei voli diretti dalla Cina in Italia ha provocato o no un danno per il sistema Italia, per la salute degli italiani? Io muto le parole del professor Ricciardi, il quale ci dice e ci racconta una cosa evidentemente molto semplice, che se tu stoppi i voli per l'Italia e le stesse persone circuitano per altre nazioni d'Europa, evidentemente non hai in mente e non riesci a identificare la filiera della trasmissione. Vengono cinesi, vengono da Amsterdam, evidentemente non vengono da Wuhan perché non ci vengono direttamente, non sono monitorati, cosa che hanno fatto in altri paesi, in altre nazioni europee ed hanno evitato il fatto appunto che poi non si potesse non solo scoprire e quindi evitare il contagio, ma anche andare a risalire alla filiera delle trasmissioni e dei contagi. Questo lo dobbiamo dire perché in un momento di unità nazionale, però gli errori vanno profondamente segnalati. Così come, Presidente, non possiamo
da questa esperienza non declinare fino in fondo un problema del nostro sistema sanitario nazionale che l'anno scorso ha celebrato il 40° anno di vita, ovvero che esiste un tema che è quello del fatto che il sistema si chiama Servizio Sanitario Nazionale, che poi viene declinato in 20-21 sistemi sanitari regionali, con un danno per i cittadini italiani incredibile. Per questo danno viene dato al fatto, e purtroppo in queste ore assistiamo a questo, che nella Regione Puglia si emette un'ordinanza, nella Regione Basilicata se ne emette un altro, ma nelle Marche vogliono chiudere le scuole. Allora chi abita a 3 chilometri dal confine, gli si dice guarda che tuo figlio non va a scuola, ma se va nell'altra regione ci va, si crea un caos totale che non ossequia all'articolo 32 della nostra Costituzione, che dice che ci devono essere pari diritti di livello di assistenza sanitaria per tutti i cittadini italiani. E questo per una forza nazionalista come quella di Fratelli d'Italia non può che essere una stortura, anche in tema di assistenza sanitaria, perché evidentemente, purtroppo le statistiche ci raccontano questo, oggi noi abbiamo un livello di assistenza sanitaria, un'assistenza medica diversa a due velocità fra l'asse del nord e quella del sud. E quindi noi non possiamo assistere all'ignominia per cui se si nasce in Puglia, magari dove è stato applicato in maniera clientelare il DM70 del 2017, chiudendo inopinatamente ospedali, punti di primo soccorso, i pronti soccorsi, di modo che oggi noi ci troviamo a dover gestire, speriamo di no, potenzialmente una epidemia senza avere le strutture adeguate. E poi abbiamo invece l'asse del nord che sta rispondendo molto bene. Lo si è ricordato in aula, io lo ricordo ulteriormente, siamo il quarto sistema sanitario nazionale al mondo, fonte Bloomberg. Questo è un elemento per noi di orgoglio. Però proprio per questo, Presidente, il fatto che il Presidente del Consiglio, di fronte al quarto sistema sanitario del mondo, voglia probabilmente, per acquisire una notorietà e un consenso che evidentemente gli viene sempre più meno, e parlo del Presidente Conte, attacchi inopinatamente gli operatori sanitari di un ospedale lombardo dicendo che per colpa loro si è promulgato e si è diffuso un virus, questo è vergognoso e questa Aula lo deve censurare. Perché che immagine noi diamo ai nostri cittadini se gli diciamo che il virus l'hai preso perché i nostri operatori sanitari sono stati quantomeno inadeguati? E che messaggio lanciamo noi all'estero, ai tanti turisti che in questo momento purtroppo stanno disdicendo prenotazioni, arrecando un forte danno alla nostra economia? Che se vieni in Italia, quello che universalmente ci viene riconosciuto come il quarto sistema sanitario al mondo, non riesce a gestire una epidemia virale. Allora, Presidente, questo ce lo dobbiamo dire, perché se noi collaboriamo, e lo stiamo facendo fino in fondo, lo sta facendo il nostro leader Giorgia Meloni dappertutto, non sta alimentando, così come sarebbe facile fare, la psicosi di chi purtroppo non sa che ci troviamo di fronte sì a un'epidemia, sì a un'emergenza, ma un'emergenza gestibile, un'emergenza che il quarto sistema sanitario al mondo può gestire tranquillamente. E noi non abbiamo fatto campagna elettorale. Però lo ripeto, se il Presidente del Consiglio pensa di poter riacquisire credito e consenso giocando sulla pelle degli italiani, sbaglia, e in questo Fratelli d'Italia sicuramente non sarà al suo fianco. Andiamo nel concreto, perché voglio ricordare a tutti, questa è una dichiarazione di voto rispetto a una conversione di un decreto. Allora, noi abbiamo inteso migliorare il provvedimento in oggetto con numerosi emendamenti. In realtà erano tanti, erano forse una settantina. Giustamente il nostro capogruppo, e gli va dato atto di aver insistito a che questo provvedimento venisse in aula prima di tutti gli altri provvedimenti in esame, perché siamo di fronte a un'emergenza. Allora, il nostro capogruppo giustamente ha detto riduciamo all'osso
gli emendamenti, perché dobbiamo dare il senso della collaborazione. Questa sovrapproduzione di emendamenti e quindi di partecipazione, che in sé è una cosa positiva, potrebbe essere letta dalle forze di governo come volontà di ostruzionismo. Non voglio Dio, noi siamo, ripeto, al vostro fianco in questo caso. L'abbiamo ridotto a 20 emendamenti. Questi 20 emendamenti non sono stati per niente accolti. Ci è stato detto che vi è una condivisione di massima, quindi siamo d'accordo, e che evidentemente verranno presi in considerazione ex post, quindi nei prossimi provvedimenti legislativi. Siamo felici, però alcune cose non possiamo non dirle. Per esempio, articolo 1, lettera G, sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale. Noi, insieme alla collega Bellucci, con il gruppo di Fratelli d'Italia, abbiamo detto, immaginiamo una cosa semplice, sì, sospendiamo i concorsi, perché evidentemente i concorsi, soprattutto pubblici, dove ci sono 10, 20, 30 mila partecipanti, quindi in sale dove ci sono centinaia di persone, vi può essere la trasmissione del virus, è di tutta evidenza. Ma è altresì di tutta evidenza il fatto che il sistema sanitario regionale potrebbe richiedere, in una fase di crisi non determinata necessariamente dalla morte degli operatori sanitari, perché ripeto, sono convinto del fatto che noi andiamo di fronte a una risoluzione del problema, ma semplicemente del fatto che un sistema sanitario nazionale, di fronte a una nuova patologia che sta purtroppo infettando la nostra nazione, possa avere il bisogno di nuove figure mediche e quindi di fare un concorso. Tu che fai? Per decreto mi impedisci di fare il concorso. Mi sembra un qualcosa di assurdo, che noi avremmo dovuto, secondo me, immediatamente compendiare in questo provvedimento, dicendo che giustamente si sospendono tutti i concorsi perché la promiscuità in ambienti chiusi può provocare la diffusione del virus, ma altresì che noi lasciamo aperto una finestra per i nostri operatori sanitari, di modo che se il sistema sanitario regionale necessita di particolari figure, queste particolari figure possono essere attinte o con un concorso o addirittura, in casi laddove esistono, in graduatorie già esistenti, peraltro in un set di emendamenti che noi abbiamo prodotto, anche per quelle regioni che sono in piano di rientro e che quindi per definizione non possono effettuare assunzioni, perché se ci si trova di fronte a una situazione di emergenza, l'emergenza deve essere tale e quindi le misure devono essere straordinarie. Altro suggerimento che noi abbiamo dato: riaprire la finestra vaccinale. Questo l'abbiamo detto, colleghi, sin dal primo minuto, sin dal primo momento, sin da quando in quest'Aula abbiamo iniziato a parlare di problemi legati, appunto, purtroppo al coronavirus. Rispetto a questo, e l'abbiamo ribadito anche in incontri privati con il capogruppo, privati diciamo nel senso ristretti, con il capogruppo a Palazzo Chigi, ci è stato detto che ci sarebbe stata data una risposta. Ora lo voglio ricordare: riaprire la finestra vaccinale, stimolare alla cultura vaccinale gli italiani in generale, ma in particolare per quanto riguarda l'influenza stagionale, ha un'importanza strategica. Perché? Perché i sintomi fra l'influenza normale e l'influenza determinata da coronavirus sono pressoché identici, sovrapponibili: tosse, mal di testa, febbre alta. Quindi persone ammalate di una semplice influenza, ancorché importante, perché pure l'influenza, e ci tengo a dirlo, è una affezione di carattere virale, però anche in questo caso che cosa succede? Che le persone si recano sotto panico, sotto, diciamo, il sentimento della paura, si recano nei pronto soccorsi, quindi vanno ad affollare le nostre strutture sanitarie, vanno ad affollare i pronto soccorsi, i reparti, e chiaramente non impediscono agli operatori sanitari di operare bene. Peraltro, in luoghi promiscui, dove ci sono tre persone che hanno gli stessi sintomi, di cui statisticamente probabilmente uno è affetto da coronavirus, non fa altro che trasmetterlo agli altri. Quindi, anche nell'estrinsecazione del questo stare insieme, perché non raccogliere dei suggerimenti che non sono di Fratelli d'Italia, non sono dati, e non sono dati neanche in chiave polemica o rivendicativa, ma sono dati dalla comunità scientifica, che ci dice e ci racconta da sempre che vaccinarsi è una buona pratica e che vaccinarsi in questo momento è ulteriormente una buona pratica. Allora io capisco che
nella maggioranza di governo ci possa essere una parte politica che ancora ha in mente, voglio dire, le fantasie complottiste dei vaccini che sarebbero arrivati da Marte per far diventare marziani. Ora, quando ho il tempo di giocare, giochiamo e ci divertiamo e ridiamo. Ora stiamo in un tema di serietà. E quindi una nazione seria e un sistema sanitario serio declina fino in fondo fregandosene, scusate per diciamo la parola, sfregandosene di quelle che sono le fisime mentali di qualcuno che ancora è convinto che il vaccino possa fare male. Ma perché così facciamo male alla nostra nazione e al nostro sistema sanitario nazionale. Altro suggerimento che noi abbiamo dato in fase emendativa: consentire che la rete Infunet, che è sostanzialmente la rete di cui coordinata dall'IS, dall'Istituto Superiore di Sanità, e che vede la partecipazione di quelle straordinarie forze che sono i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, cioè gli operatori sanitari presenti sul territorio, che monitorano con questa rete l'incidenza della influenza nella nostra nazione, verificandone i picchi, le emergenze. Evidentemente è un'evidenza di carattere statistica, cioè quando ogni anno ci dicono in Italia nel 2019, dato reale, si sono ammalati 8 milioni di influenza. Non è che si sono ricoverate 8 milioni di persone o si è fatta un'indagine, si fa un'indagine statistica per capire quanti sono i malati. Ora, anche per percepire il decorso della malattia e quindi del coronavirus, perché non estendere, come dire, l'alveo di azione dell'Influenet anche al coronavirus ed estenderlo, non come previsto attualmente, alla fine dell'influenza diciamo stagionale, ma anche alla fine dell'infezione virale determinata da coronavirus. Così noi possiamo avere contezza di questa malattia. Possiamo avere contezza di questa malattia e statisticamente capire quanti sono i malati. E lo possiamo fare a maggior ragione perché in Italia, e ritengo che probabilmente questo scopriremo, non vi è un'emergenza diversa rispetto ad altri paesi dell'Europa. C'è soltanto un fatto, che in Italia noi abbiamo fatto i test. Abbiamo fatto i test di massa e quindi sono emersi X persone, 200-300 persone ad oggi, che sono ammalate purtroppo di coronavirus. Se le facessero in Francia, in Germania, in Inghilterra, probabilmente ci troveremmo di fronte agli stessi numeri. Perché noi non abbiamo, come dire, nel nostro DNA una predisposizione al recepimento del coronavirus. È di tutta evidenza che noi abbiamo avuto il coraggio di andare avanti e declinare fino in fondo l'invasione e la permeazione di questa malattia virale. Altri non l'hanno fatto, non so se furbescamente a questo punto devo dirlo, o strategicamente, perché, Presidente, è di tutta evidenza che in questo momento l'Italia è sotto attacco. E qui mi rifaccio ai colleghi di Fratelli d'Italia che chiedevano prima negli interventi la vicinanza dell'Europa. L'Europa non ci deve essere vicina soltanto quando ci infligge misure contro il buonsenso. L'Europa ci deve essere vicina quando uno dei suoi figli, ovvero l'Italia, uno dei suoi figli più importanti, viene attaccato. E non possiamo rispondere soltanto, e parlo e penso anche all'atteggiamento che ci fa male di alcune nazioni vicine, penso all'Austria, che, me lo diceva poc'anzi il collega Rizzetto, che sta assumendo nei confronti nostri, dell'Italia, di un paese vicino, partner europeo, paese amico, degli atteggiamenti che non constano a un paese diciamo degno di questo nome. E poi le riflessioni che vanno fatte sono tante e anche strategiche per il futuro. Io lo dico e parlo di una cosa veramente seria. In Cina vengono prodotti la maggior parte dei principi attivi e degli eccipienti che servono per la formulazione di medicinali. Lo ripeto, in Cina vengono prodotti gli eccipienti e i principi attivi per formulare la maggior parte dei farmaci salvavita che noi consumiamo in Italia. Significa che se questa epidemia dovesse prolungarsi nel tempo, noi di qui a qualche mese potremmo avere un deficit di medicine salvavita in Italia. Questo ci apre due scenari. Uno riflessivo. Noi dobbiamo riflettere anche, non voglio ritornare diciamo sui temi di autarchia che possono essere cari ad alcuni, a noi no, parzialmente, però dobbiamo
anche rientrare rispetto al fatto, autarchia economica, no? Rispetto al fatto che noi dobbiamo essere indipendenti. Abbiamo l'Istituto Farmaceutico di Firenze, che vado a memoria, probabilmente ha nella funzione quella della gestione di queste crisi. Allora, rispetto a questo, noi dobbiamo dire che, e dobbiamo immaginare, che oggi per un'epidemia, domani non voglia il Dio per una guerra, dopodomani per un'altra occasione che a noi può sfuggire, l'Italia ha bisogno di principi attivi farmacologici e che l'indipendenza nella produzione degli stessi è vitale e strategica per una nazione. Allora iniziamo, sottosegretario, a pensarci, perché questo si potrebbe verificare di qui a qualche mese e diciamo, suggerisco anche di mettersi in contatto con le case farmaceutiche, con chi oggi le rappresenta, per iniziare a capire qual è la nostra indipendenza dal punto di vista temporale rispetto a determinati farmaci e provvedere poi alle soluzioni. Soluzione può essere quella di mettere in campo l'Istituto Chimico Farmacologico di Firenze, ma soprattutto la soluzione deve essere anche nell'immaginare che in temi come la sanità non può essere il compenso l'utile a dettare i tempi. In tema di sanità, a dettare i tempi deve essere innanzitutto la salute degli italiani, del nostro popolo, ma anche la visione strategica della nostra nazione. E per questo noi oggi diciamo che questo virus, questa epidemia che noi sulla nostra pelle portiamo, può portarci però a evidenziare delle storture alle quali noi dovremmo immediatamente porre termine. Poi alcune altre valutazioni vanno fatte, lo dicevano prima i colleghi, la speculazione dei prezzi, una cosa vergognosa, vergognosa, che non attiene intimamente all'essere italiani. L'italiano ha mille difetti, veramente ha mille difetti, ce li abbiamo tutti, li conosciamo tutti quanti, però forse il difetto che mi mancava era questo, l'ingordigia. Però, e questo lo dico non perché sia farmacista o perché conosca la mia categoria, a sommare tutta una categoria, perché uno, due, tre, immagino 10 persone, non di più, abbiano immaginato di poter speculare sulla mucchina Gelmani o su una mascherina e gettare discredito su tutta una categoria che oggi sta tenendo il passo e sta con la rete delle farmacie private convenzionate distribuite su tutto il territorio in maniera uniforme, sta tenendo botta rispetto a questo problema, mi sembra quantomeno irriconoscente. Allora, se ci sono delle persone che hanno sbagliato, che siano farmacisti, che siano chiunque, va punito pesantemente ed esemplarmente, pesantemente e esemplarmente, però non si può gettare discredito su tutta una categoria che oggi sta dando tanto alla nostra nazione. Noi di Fratelli d'Italia, rispetto a questo, riteniamo, Presidente, che in questo momento storico dobbiamo essere uniti, dobbiamo parlare un'unica lingua, dobbiamo in questo momento spogliarci dall'appartenenza politica, ancor peggio partitica, dobbiamo in una parola ritornare a sentirci popolo e nazione, dobbiamo tornare ad essere quel popolo fiero che nei momenti di difficoltà si è unito profondamente e ha saputo sconfiggere problemi ben diversi da un virus sconosciuto, un virus che viene lontano, un virus che immagino faccia tanta paura, che però è alla nostra portata, che noi possiamo sconfiggere e noi siamo convinti del fatto che lo sconfiggeremo tutti quanti insieme. La ringrazio, onorevole Gemma.